Ciao a tutti, come state? Oggi faremo seconda parte dei pronomi personali. Se vi ricordate, nella lezione numero 11, se non mi ricordo male, abbiamo fatto i primi sei pronomi personali, quelli che sono Anna, Ente, Enti, Enti. Poi abbiamo fatto Hue, no, Entuma, Entuma, Hue e Hie. Per rinfrescare un po' la memoria, allora Ena vuol dire io, Ente, allora qua io, tu però maschile singolare. Qua enti, femminile, singolare. Questo vuol dire tu. Ok, entoma è uguale, maschile e femminile. Ok, hue vuol dire lui, lui, singolare, maschile. E hie vuol dire lei, singolare, femminile. Ok, oggi faremo altri 5 e vediamo dove arriviamo. Ok, ripeto, Ena, Ente, Enti, Entuma, Hue, Hie. Questo fino a qua spero che avete memorizzato perché l'abbiamo preso già nella lezione numero 11. Ok, vediamo. Cosa faremo oggi? Faremo. Allora, Ena diventa Nahnu. Ena, io. Nahnu, noi. Ok. Ente. Allora, Ena. Ente. Singolare maschile, tu. Diventa Entum. Voi, però maschile, Entum. Enti, Enti diventa Entunne. Entunne. E qua. Ok, voi al femminile. Ok? Ena, Ente, Enti diventa Nahnu, Entum, Entunne. Prendiamo poi Hue e Hie. Hue, Hie diventa Hom e Hunne. Ripeto, Ena, Ente, Enti, Hue, Hie. Ena diventa Nahnu, noi. Ente, tu al maschile, diventa Entum, voi al maschile. Enti, tu al femminile, diventa Entunne. Entunne, si pronuncia così. Entunne. Questa è la mia pronuncia, quindi cioè, l'ho scritto come lo pronuncio io. Hue diventa hum. Hie diventa hunne. Due N, sono raddoppia. Ok, anche qua, le N raddoppia. Quindi, nahnu, entum, entunne, hum, hunne. Ok, facciamo un esempio. Con talibun. Per dire, Ena talibun. Ok, talibun, io sono uno studente. Nahnu tullabun.
Va bene, questo dopo facciamo piano piano, però collabon. Ok. Ente. Palibon. Entum. Tollavon. Enti. Palibeton. Diventa enton. Entonne, palibaton. Ok. Hua. Palibon. Hom. Tollabun. Ok. Hie. Palibeton. Perché lei è una studentessa. Honne. Palibaton. Ok, prometto che la prossima settimana farò dei tanti esercizi perché tutte le lezioni scorse ho cercato soltanto di spiegare senza dare degli esercizi. Ok, ripeto, leggo e poi abbiamo finito oggi. Ana talibun, nahnu tollabun. Ente talibun. Entum طلاب. أنتِ طالبة. أنتن طالبات. هو طالب. هم طلاب. هي طالبة. هن طالبات. Spero che tutto sia chiaro. Grazie, alla prossima.